Come abbiamo visto già nel video di ieri, il nostro pianeta è pieno di segreti che archeologi e scienziati stanno cercando di scoprire. Ed oggi ti mostrerò alcune scoperte un po' meno conosciute, ma che hanno comunque una grandissima valenza storica. Gli spagnoli rimasero per primi super affascinati da questa gigantesca fortezza, non paragonabile con nessun'altra opera simile presente nell'impero Inca. La sua costruzione durò quasi 70 anni, passò attraverso tre diversi regni ed ebbe quattro direttori dei lavori e circa 20.000 operai vi presero parte. In lingua Quechua il suo nome significa luogo in cui il falco è soddisfatto e probabilmente si riferisce al fatto che la presenza di questi rapaci è molto presente nell'area. Quella che colpisce immediatamente di Sacsayhuaman sono alcune enormi pietre incastonate nei muri, alcune pesanti anche 350 tonnellate. Un'opera immensa per quei tempi, in cui la ruota era sconosciuta, così come il cavallo. Quindi fu solo la forza, l'ingegno e l'ostinazione dell'uomo a trasportare questi massi dalle cave che distavano anche 20 km e a sollevarle per posizionarle. Ma non solo. I massi sono ritagliati e posizionati perfettamente l'uno sull'altro, senza malta. Una cosa veramente incredibile. Questa fortezza comprende templi, acquedotti, terrazze, pati, torri e fu un importante luogo per le cerimonie incaiche. Fu anche usata per immagazzinare prodotti alimentari, armi, tessuti, ceramiche e metalli preziosi. Ötzi è una mummia dell'età del rame, che si è conservata fino ad oggi grazie a circostanze straordinarie e che sta rivelando via via autentici tesori di conoscenza. Venne scoperta per caso da due alpinisti nel 1991 nel ghiacceo del Val Senales, con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento. Da allora viene studiata a 360 gradi. Il suo corpo si è conservato naturalmente nel ghiaccio. Più antico delle piramidi egizie e di Stone Age, è il risultato di una serie di incredibili coincidenze. Ötzi visse nell'età del rame, un'epoca inquadrabile nella fase finale del Neolitico. Utilizzavano ancora oggetti di pietra, ma possedeva già un'innovativa e preziosa ascia di rame. Le conoscenze tecniche relative all'estrazione e alla lavorazione dei metalli erano infatti da poco arrivate in Europa dall'Asia Minore, e con il rame ebbe inizio la prima età dei metalli. La mummia viene conservata in una cella frigorifera appositamente progettata ed è visibile attraverso una piccola feritoia. Ötzi era alto 1,60 m e aveva circa 45 anni quando morì, un'età piuttosto avanzata rispetto alle aspettative di vita dell'epoca. Visse all'incirca tra il 3350 ed il 3110 a.C. Era mancino e la taglia del suo piede corrispondeva all'incirca al 38. Il suo gruppo sanguigno era lo zero positivo. Aveva alcuni denti cariati, era affetto dalla malattia di Lyme e soffriva di dolori alle ginocchia, alla schiena e alle anche. Inoltre, a un certo punto della sua vita, si ruppe alcune costole ed il naso. Un'altra sua particolarità sono i tatuaggi. Circa 61 e raffigurano gruppi di linee e croci. Ma quello che ha causato più interesse e curiosità è come morì. Una freccia lo colpì dietro alla scapola sinistra, facendolo morire dissanguato nel giro di pochi minuti. I numerosi oggetti dell'equipaggiamento e di capi di vestiario accuratamente restaurati suscitano la meraviglia del pubblico per l'abilità con cui erano stati realizzati. L'appellativo Ötzi deriva dal luogo del ritrovamento sulle Alpi. La città di Cnosso fiorì per circa 2000 anni. Aveva grandi edifici, vaste installazioni ed officine, oltre a lussuose grotte scavate nella roccia utilizzate come tombe. Essendo un importante centro commerciale ed economico, Cnosso mantenne legami con la maggior parte delle città del Mediterraneo orientale e l'accumulo di ricchezze ed il progresso di uno stile di vita urbano furono i tratti distintivi nel suo apice, iniziato attorno al 2000 a.C. e caratterizzato da magnifici edifici monumentali e da una complessa struttura sociale. Il Palazzo Minoico è il principale sito di interesse di Cnosso, un'importante città dell'antichità abitata ininterrottamente per il periodo neolitico fino al V secolo. Il palazzo venne costruito sulla collina di Kepala e aveva un facile accesso al mare all'interno di Creta. Secondo la tradizione, fu la sede del saggio re Minosse. Il palazzo di Cnosso è legato a leggende avvincenti, come ad esempio il mito del labirinto con il Minotauro o la storia di Dedalo e Icaro. Il palazzo di Cnosso venne distrutto da un incendio, da vari terremoti ed invasioni micenee dopo il 1400 a.C. Le sue rovine vennero scoperte molti anni dopo, solo nel 1878, e il sito venne successivamente scavato dall'archeologo britannico Sir Arthur Evans nei primi decenni del XX secolo. Oggi Cnosso può essere visitata da turisti appassionati di storia. Insieme ad altri palazzi minoici, Cnosso è inoltre attualmente nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mohenjo-Daro è un'antichissima città risalente all'età del bronzo, situata sulla riva destra del fiume Indo, nell'attuale regione pakistana del Sindh. Insieme ad Harappa, è una delle più grandi città della civiltà della valle dell'Indo.
Particolarmente inquietante è il significato del suo nome. Mwenjodaro significherebbe infatti Monte dei Morti. Venne rinvenuta per la prima volta all'inizio degli anni 20. La città si divide in due parti, una alta ed una bassa, edificata prevalentemente con mattoni cotti. Risulta costruita con una concezione abbastanza moderna. La principale caratteristica che l'ha resa famosa nei secoli è infatti la sua struttura urbanistica a pianta quadrata, un reticolo di strade simili a quelle di Manhattan, qui infatti l'appellativo di Manhattan dell'età del bronzo. Il tutto suddiviso per aree commerciali e residenziali, dalle abitazioni modernissime con servizi avveniristici. Queste infatti disponevano di pozzi d'acqua potabile autonomi, bagni decorati e toilette dotate di scarico. La zona era servita da tombini e sistemi fognari e l'igiene era considerata fondamentale. Nonostante la sua impressionante infrastruttura, il declino della città rimane attualmente un mistero. Saranno stati dei disastri naturali o delle invasioni, la guerra, che hanno portato alla sua caduta? Forse non lo sapremmo mai con certezza. Da anni gli scavi archeologici sono fermi e si effettuano solo interventi di conservazione. Gli estesi scavi sono rimasti una popolare destinazione turistica e un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO fin dal 1980, che mostra ancora oggi lo splendore di questa antica città. Sei pronto a conoscere la scoperta che ha scosso il mondo della storia britannica? A Leicester, in Inghilterra, un parcheggio è diventato il sito di una delle scoperte storiche più leggendarie del Regno Unito. Ricercatori ed archeologi dell'Università di Leicester, scavando nel parcheggio del Consiglio Comunale della città, ritenuto il luogo della chiesa perduta di Greyfriars, hanno trovato lo scheletro di Riccardo III, uno dei monarchi più famosi d'Inghilterra, noto per il suo breve regno, che durò appena due anni, tra il 1483 ed il 1485, ma viene spesso descritto come un tiranno assetato di sangue, l'ultimo re d'Inghilterra a morire in battaglia. Avrebbe anche introdotto il concetto di cauzione e approvato riforme fiscali che sopravvivono fino ai giorni nostri. Fu ucciso nel 1485 combattendo nella battaglia di Bosworth, l'ultima battaglia significativa della Guerra delle Rose, e fu l'ultimo re ad essere ucciso in battaglia. Il suo corpo venne portato a Greyfriars, dove venne sepolto nella chiesa del convento. Tuttavia, in seguito allo scioglimento del convento nel 1538 e alla sua successiva demolizione durante il regno di Re Enrico VIII, la tomba di Riccardo andò perduta. Da quando però hanno trovato la tomba in questo iconico re, gli esperti hanno potuto saperne di più su Riccardo III, incluso il fatto che sarebbe imparentato con l'attore britannico Benedict Cumberbatch. Sì, in realtà sarebbero cugini di terzo grado dalla 17ª generazione. Una storia davvero affascinante che era celata all'interno di un parcheggio. Una nuova importante scoperta offrirebbe la prova definitiva che l'uomo aveva colonizzato il Nord America ben 7000 anni prima rispetto a quanto gli archeologi avrebbero finora pensato. Impronte fossili di uomini sono state trovate sulla riva di un antico letto di un lago nel White Sands National Park in Nuovo Messico, nel sud degli attuali Stati Uniti, che risalirebbero ad oltre 23000 anni fa, rendendole le più antiche mai trovate in Nord America. Lo studio, pubblicato su Science, racconterebbe che le prime impronte erano state scoperte nel 2009, ma solo nel 2016 sono iniziate le analisi e le ricerche su alcune di esse. Alla conclusione, che sono così antiche, si è giunti dopo essere riusciti a datare dei semi trovati negli stessi sedimenti dove erano impresse le tracce degli uomini. In passato non si era mai riuscito a fare lo stesso. Per decenni gli studiosi sono stati convinti che gli uomini avessero colonizzato il Nord ed il Sud America non prima di 13000 anni fa. Però se analisi successive confermeranno questa prima radiodatazione, gli archeologi, anche quelli più scettici, dovranno prendere atto che l'uomo non ha dovuto aspettare la fine dell'ultima glaciazione per poter passare dall'Asia all'Alaska penetrando nelle Americhe. La domanda a questo punto è: come sono arrivati quei primi uomini dal sito di White Sands? Al momento non c'è una risposta certa, ma un'ipotesi forse in barca, navigando il Pacifico sotto costa. Ma quindi, se così fosse, erano dei navigatori provetti. L'Herodion è un posto davvero sorprendente. Era il palazzo fortezza di Erode il Grande, uno dei tanti fatti costruire dal sovrano, ma l'unico a portare il suo nome. Si trova ad Israele, a soli 12 km da Gerusalemme, sopra una collina a forma di tronco cono, un altopiano geologicamente particolare da cui si vede il Mar Morto. C'è ancora tanto da scoprire dal punto di vista archeologico. I protagonisti però di questa storia sarebbero in realtà due. Erode il Grande, che regnò per 40 anni, ma di lui si ricorda soprattutto che ordinò la strage degli innocenti, ed Ehud Netzer, l'archeologo, che ha dedicato tutta la sua vita a questi scavi. Erode fece costruire l'Herodion per magnificare, come già in altri edifici, la sua megalomania. Ma questo è davvero particolare, forse per la conformazione geologica del territorio o forse per il panorama mozzafiato attorno ad esso.
Finalmente, nel 2007, il nostro archeologo, dopo aver ritrovato le scale monumentali di cui si parlava nell'antico storico Flavio Giuseppe, capisce di essere in prossimità del luogo di sepoltura, ed infatti sul colle trova un fine sarcofago in marmo rosa, purtroppo frantumato dai ribelli, ed un edificio di 3 piani, alto 25 metri. La scoperta ha un eco pazzesco in tutto il mondo e si decide di allestire una mostra dedicata ad Erode, la più grande mai fatta in ambito archeologico ad Israele, gettando nuova luce su uno dei governanti più famosi della storia, ma anche acceso un dibattito sull'etica di scoprire e mostrare i resti di una figura così controversa. Scoperte a più di 50 anni di distanza, rispettivamente la grotta di Las Cooks nel 1940 e quella di Chauvet nel 1994, sono due grotte che hanno molte cose importanti in comune. Entrambe sono luoghi sacri ed antichi, risalenti a decine di migliaia di anni fa. Entrambe contengono alcuni dei più antichi disegni rupestri e la più importante arte preistorica mai creata dall'uomo. Gli autori di queste immagini, graffiate o dipinte, erano gli uomini del Paleolitico superiore. Dapprima, l'artista infatti incideva oppure disegnava con il carboncino la linea di contorno della figura, che poi colorava con l'ocra rossa, talvolta aggiungendo dei segni, i graffiti. In alcuni casi le incisioni o le pitture sono state eseguite nei pressi dell'ingresso delle caverne, dove la luce riusciva ad illuminare l'interno, ma nella maggior parte dei casi le opere venivano realizzate nel ventre della caverna, in luoghi bui e di difficile accesso. L'arte pittorica del Paleolitico comprende 3 temi in generale: gli animali, dei segni e le impronte delle mani. Entrambe le grotte, inoltre, sono state ricreate in mostre accuratamente duplicate utilizzando la più avanzata tecnologia 3D. Ma perché delle copie, ti starai domandando? Il motivo è perché purtroppo queste grotte condividono un'altra caratteristica. Oltre ad essere state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, entrambe sono state dichiarate rigorosamente vietate ai turisti. Significa quindi che l'unica opzione per vedere queste meraviglie ed apprezzare il loro significato storico e artistico sarà accontentarsi delle simulazioni. Ebbene amico, queste erano solo alcune delle scoperte archeologiche e storiche più interessanti fatte all'interno del nostro pianeta. Quale di queste ti ha sbalordito di più? Fammelo sapere con un commento. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!